Ciao Sandra, Ciao. raccontaci un po' della tua formazione musicale, quali sono stati i modelli che ti hanno portato a comporre, ad essere il musicista che sei oggi? Io inizio con studi classici, ho iniziato da piccolissimo, a 4 anni con il pianoforte, ho poi cambiato verso i 12 anni il dipartimento, ho iniziato il corso di clarinetto, ho studiato fino al compimento inferiore e poi insomma fatti di vita e di cambi di maestri mi hanno portato a cambiare rotta, ad esplorare nuovi orizzonti musicali, scoprendo la musica d'avanguardia, la sperimentazione, prima la musica elettronica, poi la musica contemporanea scritta per strumenti e la direzione per musica contemporanea. È stato un termine che oggi forse è un po' abusato, il termine sperimentazione. Vuoi dirci cos'è per te la sperimentazione oggi? È un termine assolutamente difficile da utilizzare perché veniamo da quella che ormai è un'avanguardia storica. Quindi tutto ciò che, sul quale utilizziamo il termine sperimentazione in realtà sono spesso lavori che nascono negli anni 60 e che proseguono ancora oggi. Cosa significa sperimentare oggi, quindi? È una domanda difficilissima. Per me sperimentare oggi significa utilizzare tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, inclusa la robotica e l'elettronica, per aumentare il potenziale umano dell'esecutore. Questa è un po' la mia risposta, perché vedo la composizione molto legata alla nuova liuteria, come viene chiamata in un testo di riferimento scritto per esempio da Giovanni Verrando. Quindi per me la musica e il suono è fortemente legato anche alla tecnica e alla tecnologia che evolve. Bene, hai parlato anche di robotica. Tu sei oltre che compositore anche insegnante, lavori al conservatorio da diversi anni, a Como in particolare, e porti avanti un progetto di ricerca legato alla robotica con i tuoi studenti. Vuoi parlarci anche di questo? Assolutamente, sì, stiamo portando avanti questa ricerca con diversi tesisti, da quest'anno abbiamo anche un dottorando, quindi avvieremo questo percorso di vera ricerca universitaria, finalmente i conservatori si sono aperti a questo mondo e partiamo proprio dal concetto di strumento aumentato. Quello che, sul quale discuto spesso con i miei studenti è esattamente questo concetto. Non è interessante usare la robotica per riprodurre la musica tradizionale, ma è interessante usare la robotica per aumentare le possibilità esecutive di un musicista. Quindi, se ci sono dei ribattuti che umanamente non posso eseguire, interviene a quel punto la tecnologia che mi consente invece di avere un ribattuto ancora più veloce. Questo è un semplice esempio. Invece riguardo ai compositori del passato che ti hanno ispirato, che ti ispirano tuttora, ci vuoi citare qualcuno in particolare? La parte interessante della musica sperimentale è che si intreccia in vari percorsi storici ed è anche la parte difficile della contemporaneità. Cioè, se prima la classica evoluzione lente, adesso la contemporanea, l'avanguardia ha vari stili che si intrecciano. Ed è così anche la mia formazione musicale, e così sono i miei gusti sui compositori. Quindi sono un grande appassionato di musica acustica come Kaja Saariya o Crumb, ma adoro anche tutta l'esperienza elettronica e adoro la storia della cosmonium francese con François Weill, Annette van de Gorn, così come ascolto tanta elettronica contemporanea. Bene, la Plurima Ombra, il lavoro che si trova all'interno dell'antologia Compositori Sardi Contemporanei, nel secondo volume che verrà presto presentato a Sassari. Vuoi parlarci di questo lavoro per pianoforte ed elettronica? La plurima ombra del senso. Sono partito dal concetto di cordiera. Ho pensato che questa cordiera potesse vivere una vita propria grazie all'utilizzo di oggetti posizionati sopra, in particolare le palline da ping pong, che sono estremamente leggere e conferiscono una caratteristica timbrica viva alla corda dello strumento. Quindi la corda percossa non solo risuona, ma fa risuonare a loro volta queste sfere bianche che rimbalzano sulla cordiera e danno una vita anche imprevedibile allo strumento. Infatti le note scritte in partitura sono in costante dialogo con i suoni e le altezze imprevedibili invece date dal rimbalzo delle palline. Una domanda che faccio un po' a tutti per chiudere, come vedi il futuro della musica? Spero che ti abbiano dato risposte interessanti perché è una domanda difficilissima. Io penso che il futuro della musica andrà cercato nella costruzione di nuove scuole di pensiero musicale.
Sono anche un operatore culturale, quindi la mia visione è forse influenzata anche dal fatto che non solo scrivo musica, ma organizzo concerti. E quindi a causa di questo ruolo penso sempre al punto di vista del pubblico e non solo a quello del compositore o dell'esecutore. E ritengo che il pubblico abbia una gran difficoltà ad affrontare oggi la musica contemporanea perché le strade sono diventate molteplici ed è difficile trovare gli appigli. Quindi forse un vero futuro della contemporanea può avvenire con la creazione di forti scuole estetiche che potranno forse configurarsi in alcune zone d'Europa o del mondo e che quindi renderanno confrontabile la musica con altre esperienze musicali e culturali. Grazie mille, Sandro. Grazie.